appuntamento di Generazionando, un programma che si propone di fare un viaggio itinerante tra le generazioni che hanno vissuto le realtà di Bellizzi e non. Oggi pomeriggio abbiamo qui con noi, diciamo, una nuova generazione. Tra quelle già presenti qua allo studio siete quella più giovane e quindi penso che dalle vostre testimonianze possiamo raccogliere degli spunti interessanti, visti che comunque siete il futuro delle generazioni comunque che verranno. Li vado a presentare, Francesco Volturale e Luca Rubicondo. Ciao a tutti. Entrambi 1986, 86. quindi siete coetanei. Come per le precedenti puntate, in apertura volevamo evidenziare qualche evento culturale, un momento sportivo, qualcosa insomma che vi ha visti protagonisti o che avete assistito nella vostra giovane età. Mi riferisco quando avevate dai 14 ai 20 anni, visti che oggi ne avete 33. Quasi. Comincerei da Francesco. C'è qualcosa che ricordi di quando eri un adolescente, un giovanotto a Bellizzi che ti è rimasto impresso e che ritieni sia stata comunque utile per te, per la comunità? Sicuramente quando ero bambino ricordo la Zeta, perché proprio crescendo in una famiglia di zezaioli ricordo tutta la preparazione al carnevale, a chi prendeva parte adesso, insomma, ed era bello viverlo, vivere il paese che si colorava di festa, andando ancora in queste aie, diciamo, la tradizione era ancora vecchia, tra Certo, virgolette, una vecchia cambiata un po' negli tradizione. ultimi anni, le feste patronali, con Bellizzi sì, i bellissimi concerti che portavano loro, ovviamente eravamo dei ragazzini. Vabbè, Quindi i comunque ricordi lei. cominciano a svanire anche un po', però Vabbè, erano le belli. vivevate, eravate Nel coinvolti senso che comunque. c'era lì quella sensazione che il paese fosse un paese e che quindi viveva come tale, con un'autonomia propria. Invece negli ultimi anni, almeno la mia sensazione personalmente è che questa cosa si sia un po' persa. Poi non so se... Poi ci No. torneremo, poi ci torneremo. Luca, invece tu La cosa stessa ricordi? cosa, io vengo a Bellizzi che avevo già 6 anni quando ci siamo trasferiti qua a Bellizzi. Vedevo la Zeze e i miei amici, la prima comitiva con cui iniziavo ad uscire, ad avere le prime esperienze, a giocare a pallone. Abbiamo iniziato a frequentare poi le prove della Zeza quando eravamo 14enni, 15enni, quindi la Zeza è quello che ci ha segnato di più. Ancora ad oggi facciamo parte della In Zeza qualche dopo modo vi tanti ha anni. comunque dato un'identità, Assolutamente, un'appartenenza. sì. Bene, dopo aver ricordato, diciamo, i vostri 20 anni, no? Io volevo evidenziare insieme a voi, visto che ne siete direttamente protagonisti, di questa associazione Aliperco. Aliperco. Alipergo. Quindi volevo chiedere, partendo da Francesco, com'è nata Alipergo? Io sono un sostenitore di Aliperco, nel senso che non faccio parte direttamente dell'associazione, però è una realtà bella, viva, che un gruppo di amici vuole portare avanti e che quindi ha bisogno di supporto sempre, non solo da noi ragazzi, ma un po' da tutta la collettività, perché poi fondamentalmente se non c'è il supporto, qualunque idea nasce e muore dopo 2 secondi. Certo. E quindi veramente io faccio sempre i complimenti ai ragazzi per quello che fanno, perché hanno preso in mano un qualcosa di importante ed è giusto che lo portino avanti come stanno facendo. Bene, Luca, tu invece, a parte com'è nata, perché è nata. È nata semplicemente dall'esigenza di noi ragazzi, tra virgolette, di essere capiti e ascoltati. Diciamo che secondo noi, a Bellizzi c'è stata un po' negli ultimi 10 anni questa diversità tra le generazioni, appunto. Certo. Non ci siamo sentiti molto capiti in alcune cose, nel modo di vedere il futuro, la vita e perché no, proprio È il paese. fisiologico. È Immagino. fisiologico. Succede sempre tra Immagino. le E siamo nati generazioni. così. La sera parlavamo, discutevamo. Si parlava del più e del meno, quello che si potrebbe fare, quello che non si può fare, come va fatto, secondo il nostro punto di vista, ovviamente. Abbiamo buttato giù 2 righe, ci siamo riuniti, all'inizio eravamo 20, poi 12, poi 3 o 10 e adesso siamo 8 che poi l'hanno fondata, 8 Io ritengo che ragazzi. sia comunque encomiabile il vostro lavoro perché offrite dei Grazie. momenti di Di aggregazione aggregazione, per sì, la poi che... comunità. Sì. Bene, poi continueremo su questo Sì. perché voglio chiedervi cosa avete in programma per il prossimo futuro. Bene, In regia Sandro Ciuli, che come al solito salutiamo e ringrazio, ringraziamo. che prego di mandare in onda il primo brano.
Bene, con Eppure Soffia di Bertoli, mitico cantautore dei nostri anni, lui con questo brano già negli anni 70, voi non eravate ancora No, nati, ma no. comunque voleva denunciare e affrontare quello che era l'inquinamento ambientale, che è una piaga della società oggi. Soprattutto Il germanico. pianeta è a rischio. Sì. La vostra generazione è consapevole del fatto che comunque deve già partire un cambio di stile di vita, la necessità di cambiare le abitudini, i consumi, per poter in qualche modo responsabilmente assicurare un futuro alle future generazioni. Francesco. Assolutamente, anzi, a volte temiamo che forse sia già tardi. L'altro giorno leggevo sul giornale che Avellino è il tasso di inquinamento più alto della Campania, anche più di Già. Napoli. Quindi è veramente ti fa accapponare la pelle questo. Noi cerchiamo in tutto quello che facciamo quotidianamente, almeno io personalmente, di lottare su questa cosa. Mi riferisco a una differenziata, a prendere la macchina il meno possibile, a cercare di fare meno spazzatura possibile, proprio per lasciare un mondo migliore a chi viene meno di me, di non buttare cartacce per la strada, di non, da piccole cose che però Certo, ma dalle fanno piccole cose poi nascono poi i grandi i grandi progetti. Luca, progetti. ma tu ritieni quindi che, a parte le vostre scelte personali, la vostra generazione, voi che avete contatto con i vostri coetanei, quindi perciò la mia domanda è rivolta a te, ritieni che la vostra generazione è consapevole del fatto che ci sia un'emergenza ambientale? Chi può dirlo? Nel senso che se basta guardarsi intorno, in una piccola realtà come la nostra, Bellizzi, c'è il nuovo parco che hanno costruito qui, è completamente sporco. Quindi personalmente penso di no, che non siamo ancora consapevoli, che ormai, forse come diceva Francesca, è già troppo tardi. C'è poco tempo. C'è molto poco tempo. Leggevo di una ricerca, non ricordo di quale università, che ci ha dato 15 anni, 20 anni per i cambiamenti climatici, la produzione di plastica. E nel nostro piccolo, anche io personalmente, tento a consumare di meno, sporcare di meno. Io fumo purtroppo la cicca di sigarette in strada, cerco di non buttarla più nei cestini, anche in macchina Perché io credo che questo faccio sia anche il dare mentone. un esempio e coinvolgere anche le altre persone, Sì, ci perché poi proviamo. alla fine la cosa grave, secondo me, di questa vicenda che stiamo affrontando è che poi ognuno non Non contribuisce, contribuisce creandosi poi l'alibi, chiedo io non scusa, cambio il che mondo. magari ci sono le grandi industrie che Sì, inquinano, senza esatto. sapere che poi alla fine siamo noi i fautori Anche di del tutto problema questo. non riguarderà mai te da vicino, E forse arriverà invece, qualcun altro e se la pianteranno ma tu, Francesco, ma sopra. non ritieni che magari, visto che dai giovani sono sempre partite quelle che sono state le, chiamiamole rivoluzioni, Rivoluzione. per andare verso un cambiamento, ma la vostra generazione, che in qualche modo, a mio avviso, questo è il mio giudizio, si è assopita, diciamo, no? Su questi temi, non sarebbe invece questa l'occasione per poter in qualche modo aggregarsi e farsi portavoce verso i governi di un movimento puramente ambientale, al di là fuori delle logiche politiche, Politica. che possa in qualche modo rappresentare questi problemi? Ma assolutamente sì. Il problema è che qualunque rivoluzione ha bisogno di una base culturale forte per Esattamente. nascere, secondo me. Quello che stiamo vivendo in questi anni è un abbruttimento totale della società, perché un po' i social, un po' il linguaggio, ma basta vedere anche il linguaggio stesso della politica. A volte veramente, riguardando quei filmati in bianco e nero di persone che non erano dei luminari, però avevano un modo di approcciarsi diverso. Un'educazione La di sentivi che erano degli fondo. statisti prima di essere politici. Oggi invece si sente proprio questo linguaggio terra-terra. Poi non voglio nemmeno fare nomi No, di ma chi non governa serve. oggi, Non però serve. è dello specchio della società, perché per me attualmente c'è poca cultura, si legge poco, si ascolta poco, ci si preoccupa poco di quello che ci succede intorno. E questo si vede proprio nel vissuto quotidianamente. Beh, è bello sentire da voi giovani queste parole perché danno comunque speranza, anche a noi, perché comunque voi siete anche il nostro futuro e quindi è bello sentirvi dire queste cose. Oggi si parla tanto anche di razzismo, visto che ci troviamo
tema di attualità, stiamo parlando di quelli che sono i temi attuali e che in qualche modo coinvolgono direttamente la vostra generazione. Si parla di razzismo, molti asseriscono che c'è comunque in Italia una forma di razzismo che si sta incrementando, ma voi, sempre riferita alla vostra Generazione. generazione, ritenete insomma che la vostra generazione stia prendendo una deriva razzista oppure no, Luca? Purtroppo, secondo me sì. Purtroppo sì, noi pensavamo, dovevamo pensare diversamente a quello che è stato il passato, non ci doveva più toccare questo argomento, noi il razzismo non dovevamo neanche più conoscere la parola, sinceramente. Ma un po' le politiche, un po' la paura e un po' il grado culturale che purtroppo, anche secondo me, è un po' basso e ti porta a fare ragionamenti che con un'ampiezza di cervello non faresti mai. E anche la nostra generazione soffre di questa malattia, io la considero così, Certo. si è malati chi ragiona così. Francesco, quindi in merito al razzismo, al ghettizzare il diverso, tutto questo secondo te fa perdere comunque alla società dei valori importanti? Assolutamente sì. Io credo che comunque ci sia uno spaccato, nel senso che non voglio generalizzare, perché comunque ci sono delle sacche di resistenza, mettiamo tra virgolette, Assolutamente, che lotta in fortunatamente. primo piano, che ci mette la faccia affinché proprio questo non avvenga. Il problema è che, secondo me tutto nasce appunto da una strumentalizzazione, perché per farti un esempio, il termine buonista è diventata un'offesa, sei un buonista, ma che significa essere buonista? Io sono una persona buona perché casomai in un diverso vedo comunque una vita che ha lo stesso valore della mia, perché io sono stato fortunato e sono nato qua, ma se fossi nato in Africa probabilmente cercherei anche io una strada diversa affinché la mia vita possa avere un valore come quella di un Certo. occidentale. E quindi attraverso determinate tematiche, una bomba mediatica che ti inculcano questo, poi vabbè hanno fatto delle campagne assurde anche giocando sulla povertà Certo. economica proprio che stanno vivendo la nostra generazione. Tanti statisti dicono che siamo la generazione più Più povera dal povera. dopoguerra ad oggi. E Scusa di quindi interrompere, volevo proprio riallacciare a questo perché voi, chiedendo poi a Luca, rallacciandomi a quanto detto da Francesco, cioè voi siete la generazione che poi ha provato sulla propria pelle la crisi economica, no? sì, Perché nel 2008, dal c'è 2008. stata questa cosiddetta crisi economica che ha condizionato il mercato, soprattutto quello del lavoro. Voi 86-2008, insomma, ventenni, Sì. ventiduenni, affacciandovi al mondo del lavoro, trovando delle difficoltà. Al di là di tutto, al di là che il problema è generale, Sì, diciamo, sì, europeo, ma tu ritieni che soprattutto voi giovani del Mezzogiorno pagate uno scotto più alto rispetto ai giovani del Nord Assolutamente, Italia? assolutamente sì, ma in tutto e per tutto. Noi paghiamo lo scotto di una politica non espansionistica negli anni, soprattutto nel Mezzogiorno, non abbiamo infrastrutture, abbiamo problemi negli ospedali, abbiamo problemi addirittura ci sono paesi che non hanno il cinema, devono fare 40-50 km o attrezzarsi da solo per vedersi un film. E quindi penso proprio di sì, che la nostra generazione, soprattutto al sud d'Italia, è stata più penalizzata di tutti gli altri per una politica negli anni, senza guardare il futuro, guardando solo al Quindi, domani e basta. Francesco, quindi chi parla ancora oggi che c'è una forma di, tra virgolette, colonialismo da una parte del paese verso l'altra parte del paese, cioè dal nord verso il sud, nel senso che si sono visti i nostri territori, sempre come territori come dire, da Sfruttare. colonizzare, da sfruttare, da saccheggiare, tenerci comunque in una situazione di inferiorità che poi alla fine vanno a pagare, soprattutto le fasce più deboli. Sì, sono d'accordo, nel senso che comunque si è anche voluto investire molto poco al sud. Basti pensare che non abbiamo una tratta alta velocità che collega Napoli-Palermo, che nel 2019, se volessi prendere un treno a Napoli e arrivare a Palermo, impiegherei 12 ore, lo stesso tempo E che ci anche si metteva Napoli-Bari è nell'Elena, collegata, anche bisogna fare scalo a Caserta. Caserta, sì, infatti. Quindi sì, ma poi non quello che proprio quotidianamente guardandomi intorno vedo è che non si è voluto proprio investire nel pubblico. Facciamo un esempio stupido a Bellizia. Abbiamo una struttura come il Campetto che è abbandonata, lasciata a se stessa, quando se un comune o comunque un ente pubblico avesse voluto investire,
quelli potevano essere posti di lavoro. Sigillata da poco, tra l'altro, i vigili del fuoco l'hanno sigillata. E si creavano dei posti di lavoro, cioè, sì, ma come Bellizzi, ce ne sono tantissime in realtà, prendi il campetto a Rione Parco, quello di Mazzini, a San Tommaso, veramente delle occasioni perse, perché? Perché non si investe, non si vuole creare lavoro. Ok, siamo stati come dire, coinvolti dall'attualità, perché sono temi sì, comunque che ci appassionano, però io volevo ritornare, perché avevo premesso che ti avrei chiesto cosa avete in programma per il prossimo futuro con Alibergo. È un po', riassume un po' quello che abbiamo parlato fino adesso. Alibergo nel prossimo futuro presenterà una rassegna cinematografica, ci saranno ospiti abbastanza importanti, e questa rassegna cinematografica, Cinema ed Assai, la felicità. Noi vogliamo cercare di trasmettere attraverso i film, quindi la comunicazione tramite un video, la ricerca della felicità anche nelle piccole cose, anche nei piccoli comuni, paesi come i nostri. Ci saranno 4 proiezioni sparse un po' tra febbraio, marzo e aprile, e il comune denominatore tra questi film è il Sud Italia. Il Sud Italia, la povertà, la voglia di emergere, la voglia di ricercare la propria felicità e guardare il futuro con occhi diversi. Scusami, senza volerlo, ci siamo comunque riallacciati al discorso che abbiamo fatto fino ad ora, perché io non sapevo nulla di questa iniziativa, e quindi mi fa piacere, cioè vuol dire che c'è comunque sintonia, perché cioè non c'è lo scontro generazionale a priori, cioè a prescindere, perché io credo che poi gli scontri generazionali nascono quando non c'è dialogo, quando non si cerca di trovare un punto d'incontro. Bene, abbiamo concluso la prima parte e voglio introdurre la seconda parte pregando la regia di mandare in onda il secondo brano. Beh, sulle note di Guglielmo Buonavaglione, del compiantissimo Pino Daniele, Pino. Anche lui era uno che denunciava quelli che potevano essere, come dire, le ingiustizie, ecco, i diversi, il terzo genere. Quindi tutta la puntata è collegata su un tema che è il razzismo, il diverso, i giovani, la voglia di emergere, di venire fuori. La vostra generazione, che come tutte le altre generazioni è stata sempre comunque oggetto di studio, di approfondimento, per capirne stili di vita, gusti musicali, voi, secondo gli studiosi del fenomeno, appartenete alla generazione Y, cioè i nati dal 1980 al 2000. Leggo testualmente quello che, quindi non ne sono responsabile, però voglio, come dire, dirvi quello che hanno pensato gli studiosi della vostra generazione. Siete figli delle nuove tecnologie, coloro che sono estremamente connessi, coloro che restano più tempo a casa, quelli abituati a vivere in un mondo liquido e precario, caratterizzato dalla morte delle ideologie. Infatti, quando è caduto il muro di Berlino, o erano appena nati o dovevano ancora nascere. Quindi vi riconoscete in questa... non personalmente. Infatti, no, è opinabile, ripeto, è lo studio fatto da psicologi, sociologi, che hanno voluto in qualche modo, come dire, analizzare le generazioni. Tra le altre definizioni, no, voi da alcuni esperti, tra virgolette, o meno esperti, se ne state anche definite i mammoni, coloro praticamente che vogliono rimanere a casa, che non vi volete prendere responsabilità, che il tutto vi è dovuto. Diciamo che noi siamo stati aiutati. Francesco, no. Che ne pensi di queste definizioni, secondo me molto generalistiche? Infatti io penso, come ho detto prima, che comunque quando si generalizza si sbaglia nel 99% dei casi, perché è una regola che non vale per tutti. Certo, è innegabile che siamo i figli della tecnologia, che siamo un po' mammoni, ma anche per una questione, appunto, come dicevamo prima, anche economica, perché è difficile adesso avere un'indipendenza economica, e quindi è normale, si fa un quadrato familiare, si sta a casa con il nucleo di famiglia e si vive con loro. Non siamo alienati, non è vero che non abbiamo ideologie, assolutamente, perché per esempio i ragazzi con l'associazione fanno un determinato tipo di lavoro che può anche essere considerato ideologico. Io nel mio piccolo, comunque, con la mia associazione teatrale, ora anche che sto girando un po' con
con il tango, mi capita di vivere quotidianamente con il diverso, con persone che vengono qui in Italia, con persone che vengono da fuori e quindi si accoglie, quindi c'è questo abbraccio totale e generale Bene, e Luca, non è così. giusto per continuare su Sì, quella che è sì. stata, come dire, la definizione della vostra generazione, quindi anche per in qualche modo stimolarvi un poco, no, punzecchiarvi, perché prima siamo stati, cioè sono stati buoni, Sì, però se ti va, infatti, continua a dire, i stavi vostri segni distintivi siete narcisi, ricettivi e viziati, siete la generazione dei noi, di più adesso, caratterizzata da una forte progressione al networking e all'interazione. Sempre più esigenti e ambiziosi, esercitate il proprio potere di scelta su ogni cosa, vogliono essere loro a scegliere cosa guardare in TV, e quindi utilizzare streaming, Netflix e via discorrendo, quali news leggere, quale musica ascoltare, in quali persone identificarsi e prediligono il narrare all'autorevolezza. Questo però è meno, come meno dire, cattivo, meno aggressivo, meno è più sì. valutativo. Sì, vabbè, sì, ma questo è perché anche perché siamo stati aiutati dalla tecnologia, voglio sperare, per questo. Però collegandomi a quello che diceva Francesco, anche io con la prima definizione, almeno della nostra parte di generazione, forse sai, invecchiando, facendo un po' più grande, vedi i ragazzi che hanno 10 anni in meno di te e li guardi e ti Li chiedi giudichi se... pure, Eh sì, ma li è giudichi. fisiologico. Ogni generazione ha sempre avuto quella precedente che gli diceva: ai miei Ai miei tempi tempi, si sì, faceva così. infatti. Ma, Eravamo in questo, abbiamo, eravamo ma in questo. questo succede a tutti, Però mi perché ritengo oggi fortunato. voi avete intorno ai 30 anni, Sì. ma quando Ne ne avrò. avrete 40, 50, magari siete portati, ma A fisiologicamente, a pensare, a giudicare. giudicare il più piccolo. Forse, non so, Non se fare riuscite ad avere così. un poco più di umiltà, Umiltà. come succede, nel senso perché tu immagina che dal 2010 ad oggi convivono sul pianeta ben 7 generazioni. Sì. Un fatto epocale, mai Epocale, mai successo, successo, perché sì. l'allungamento della vita. E questo, a mio avviso, e vi chiedo se voi condividete il mio pensiero, dovrebbe essere una fonte di ricchezza per tutta l'umanità, Sì. perché avere 7 generazioni significa sfruttarne tutte le peculiarità, le potenzialità e le caratteristiche Assolutamente. positive. Beh, sì. Anche e soprattutto nei Sì. luoghi di lavoro, Sì. nella società civile, nel mondo dello sport, prendere la generazione precedente come un bagaglio, culturale, sociale, sportivo, utile a far crescere quelle là Ma sì, è come successive. confrontarsi quotidianamente con un libro di Di storia. storia, Che esattamente. la Doveva storia essere così. dovrebbe insegnare sempre a non farci commettere gli Gli errori stessi precedenti. errori, invece. Però non Sì. sempre è così. Tornando a Bellizzi, tu hai citato il campetto e altre cose. Potendo materialmente eliminare qualcosa, cosa elimineresti? Materialmente intendo, non so, una struttura, una piazza, una sala, qualcosa che ritieni che non sia inserita nel contesto urbanistico, culturale di Berlino. Lo so, mi sembra una domanda un poco strana, No, ma no, ci sono assolutamente. prese Il qualcosa. palazzo appena che ha fatto dietro la Lo Piazza stavo Napoli dicendo anch'io. Chissà è perché una cosa era obbrobriosa, scontato che avessi dato inguardabile. questa risposta. Non riesco a guardarla. Dice, ogni Non volta c'entro che ci proprio passo niente. mi manca l'aria. Luca, tu? È la stessa cosa. Stavo pensando a cosa eliminerei. E la stessa risposta di Francesco, quel È palazzo stata per secondo te una scelta scellerata ricostruire me. Sì, quell'edificio? sotto ogni punto di Sotto vista. ogni punto di vista, sia Potevamo. economico che anche logistico, non ci azzecca proprio niente. Negli anni passati quel palazzo, il vecchio palazzo, prima che lo buttavano a terra, era una scuola. Poi è stato un punto d'incontro per l'associazione Bellizzi. Sì, noi ci venivamo a fare i tornei di biliardino, Certo, ricordo sì. quando ero piccolino, facevamo le prime prove della Cesa, qualche festa di compleanno, feste che abbiamo organizzato noi di compleanno private per feste a sorpresa con gli amici. È stato sfruttato quando si poteva sfruttare. I tempi sono cambiati, un sacco di noi se ne sono andati da Bellizzi, chi è partito per l'estero, chi vive fuori città, quindi non torna più, non lo può vivere più quel palazzo. Quando è stato buttato a terra, c'era quel Panorama. bellissimo panorama da lì e poteva diventare È una terrazza un'opinione, scusa, sulla. mi interrompo, questa è Sì. un'opinione diffusa nella nostra comunità, Va tutti l'hanno bene. detto. Io ritengo che comunque sia stata una scelta illogica, principalmente perché avevamo l'esperienza della chiusura del plesso scolastico, quindi Esattamente, lo altre stavo. strutture non ne avevamo Non necessità. avevamo la necessità. Quindi bisogna essere anche un poco critici su alcune scelte che noi riteniamo sbagliate. E quindi sto invadendo un po' il vostro campo, sto passando da intervistatore, ma mi avete Ma talmente neanche coinvolto in questa l'evoluzione cosa. dello stesso. Io avrei. Avessero creato un palazzo che poteva essere immaginato come un polo, cioè Bravo, quindi dare disponibilità esattamente. di aule, di stanze, crearci un
teatro, crearci un qualcosa che poteva essere un luogo di aggregazione. Sfruttato da noi, dai ragazzi, dato gestione a qualcuno, tutti. Comunque, anche se fosse stato gestito da un privato, ma perché no? Però vivo, invece così è, non, i lavori non sono finiti, è uno spettro, è uno scempio urbano, non si sa se si apre non o si no sa che fine il problema farà, che si è creata la classica cattedrale del deserto, la paura esatto, è quella sì, che rimarrà sempre chiuso, chiuso perché ha dei costi di gestione altissimi, diventa difficile da un'associazione o di volontariato ma anche una non profit presente sul territorio gestire quell'enorme edificio da soli, non lo possono fare sicuramente, quindi l'idea, il suggerimento che si era dato e che si poteva dare quella di creare, io ero per l'idea di fare una grande piazza con una bellissima vista e su un angolo della piazza fare una piccola struttura con un angolo attrezzato con cucina e servizi igienici a servizio delle varie associazioni che operano sul territorio. Sì, anche per la festa patronale è stata una, come dire, un'occasione perduta. Persa, bene, con queste parole e questo punto critico, ma tra le tante cose costruttive e belle che abbiamo affrontato insieme a voi, abbiamo tagliato anche la quinta tappa del nostro viaggio di Generazionando. È stato un piacere. Vi confesso che è stato bello e emozionante, anche bello, perché per me confrontarmi con i giovani, interagire con loro è fonte di ricchezza. Poi ci hai visto crescere. È fonte di ricchezza, quindi ero convinto che ci sarebbe stata sintonia e sono veramente felice che avete accettato il nostro invito. Subito. Ringrazio Sandro Orcioni in regia, non solo grazie, come Sandro, regista, ma anche come editore, per gli sforzi che quotidianamente compie per tenere in piedi questa radio, che rimane, questa secondo bellissima me, un fiore all'occhiello di bellezza. Penso proprio di sì. Ricordo a tutti i nostri radioascoltatori che se ne avete piacere, potete riascoltare la puntata sul nostro canale YouTube. Se volete ascoltare un po' di buona musica, vi potete scaricare la nostra applicazione da Play Store, Radio Notte Stereo Web. Con questo saluto gli ospiti, saluto grazie, tutti grazie, i nostri radioascoltatori. Grazie alla prossima. Alla ciao, prossima. Ciao. Bene ragazzi, è stata proprio una bella